Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Pokémon Sole, Egglock Randomizer in HD. E se vi siete persi l'episodio precedente, lo trovate qui sopra nelle schede, come al solito. Mentre se non lo avete ancora fatto, pollicione all'insù per supportare questi video. Mua, grazie mille! Adesso dobbiamo svolgere la prossima prova, ma per raggiungere questa prova dobbiamo prendere un autobus. E quest'autobus lo possiamo prendere al percorso 10, praticamente qui. Vediamo, questa dovrebbe essere una fermata? No? Proseguiamo da questo lato. Ma questo allenatore, ragazzi, c'ha lo sguardo proprio... Oh, c'è una mosca qua, ragazzi. Scusate un attimo. È qui. Perché non l'ho presa? Ok. Se ti pio mi ti magno, sappilo. Rock'n'Roll. Ok. Vai, Goku. Posso contare su di te, Goku? Sì, posso contare su di te. Sveglio pacca. Pam, due bei schiaffoni. Non sono bastati. Ferrartigli. Perfetto. KO di Rock'n'Roll. Finito. Ok. È bastato davvero poco. Lì ci sono delle bacche, ma se mi avvicino c'è una... Chi è questa? Perché me li ha curati? Grazie. Ci sono altre bacche, raccogliamole. Un'altra bacca ancora, la raccogliamo. E sono finite. Aspetta. Ho visto la gemma, ma... La cosa di Zygarde. Un poliziotto allenatore? Cosa stanno facendo questi? E tu che vuoi? Vogliamo portarci a casa il cartello della fermata dell'autobus? Problemi? Ti sbagli di grosso se credi di poterci fermare. Ah, io dico no. Capisco i Pokémon. Un team malvagio vuole i Pokémon. Ma perché il cartello dell'autobus? Omanite Shiny, molto bello. Questo è un acqua roccia, se non vado errato, eh? Acqua roccia. E qui gli posso fare ben poco. Sempre schiaffi. Finché ci sono schiaffi per tutti, va sempre bene. Che cacchio ha fatto? Ha recuperato un po' troppa vita per i miei gusti, eh? E io ti schiaffeggio, non lo farei mai più. Bene, Goku sale di livello. Ok. Stammi bene, eh? Mi ha battuto, ma il Team Skull colpisce sempre due volte. Ora dovrei vedertela con il mio compare. Ti sembra una battaglia, appena se la squaglia. Dimmi tu se questi devono fare due lotte, tutto questo casino per il cartello. È incredibile, eh? Va bene. Oh, quemmino c'è un'ultra creatura. Magby, Shiny. Ok. Magby Shiny. Allora, siccome io vorrei chiuderlo nel più breve tempo possibile, Spero che il potere Z possa darmi questo vantaggio. Ancora la mosca, eh? Dai. Ipercarica furiosa. Pazzo furioso. Kaboom.
ce l'ho fatta, meno male. Certo che con il tempo che ci vuole per fare l'attacco Z faccio due attacchi normali e lo shottavo lo stesso. Però va bene, ci vuole anche un po' di show. Lasciate lì il cartello e andatevene. Beh, torniamoci alla base che è meglio. Aspettiamo il pulmino, va. Li hai visti quelli del Team Skull? Hai detto che correvano come matti. Se solo usassero quell'energia per partecipare alla Lega Pokémon come sfidanti. Sfidanti? Ti spiegherò ogni cosa a suo tempo. La strada che porta al picco Oculani fa parte di una zona protetta. Possono percorrerla solo gli autobus con un permesso speciale. E quindi? A che ora passa? Sì. Eccolo! No, ragazzi, è bellissimo. Ecco l'Executor Bus, comodo, veloce e assolutamente sicuro. Vabbè, mi sta iniziando a pizzicare l'occhio, raga. Un po' la stanchezza, un po' forse la polvere. Verso quest'ora si sveglia la mia allergia. Da questa parte! Ciao, prof! Questo è il picco Oculani, una delle montagne più alte di Alola. Vuoi sapere qual è la più alta? No. Guarda. Ragazzi, guardate che grafica. E se questi pezzi fossero doppiati in italiano sarebbe bellissimo. Vedi quella vetta imponente? È il monte Lanakila. È il più alto di Alola. È un luogo sacro caro al Pokémon leggendario di Alola, ritenuto da alcuni l'incarnazione stessa del sole. Ed è proprio lì, sulla cima del monte Lanakila, che ho intenzione di stabilire la Lega Pokémon. In passato gli allenatori che portavano a termine il Giro delle Isole affrontavano i Kauna sulla cima di quella montagna. Venivano così incoronati i campioni del Giro delle Isole. Voglio continuare a mantenere vive le antiche tradizioni di questa regione, ma non solo. Desidero che il futuro campione di Alola sia in grado di competere a livello mondiale. La Lega Pokémon renderà possibile tutto ciò. Sarà presieduta dai Super 4. Pensa, un allenatore praticamente imbattibile, da campione del Giro delle Isole a campione a livello mondiale, che farà conoscere al mondo intero il valore degli allenatori e dei Pokémon della nostra regione. Però, ragazzi, non ce la faccio, mi brucia da morire. Si trova proprio in cima al picco Oculani. Ok, io che devo fare? Con te? Ah, è lui allora. Ehi, ciao! Vedo che sei sempre pieno di energie, Mr. Royale. Mirko, ti presento Tapso. È il direttore dell'osservatorio e il responsabile dei box del PC. Sono incarichi diversi rispetto a quello del campione. Ma una volta ero anche capitano, caro il mio Mr. Royale. Ma lui almeno l'ha capito. Mirko, mi fa piacere che tu sia venuto fin qui, ma al momento il capitano Chris è impegnatissimo tra lo studio della traiettoria delle comete e la gestione della festa in piazza, non ha un attimo libero. Nel frattempo fammi vedere se sei all'altezza di affrontare la sua prova. Sai, in passato ho condiviso molte avventure con il professor Kukui. Lascia che ti mostri cosa ho imparato allenandomi con lui. Ragazzi, la situazione inizia a farsi seria, eh? Allenatori di un certo calibro. Ah. Allora. Per lei non ho degli attacchi super efficaci con Goku. Dovrei cambiare e mettere Palkia. Sì, è la cosa migliore. Mettiamo Palkia. O Polunga. Meglio.
Vieni, Polunga. Mostrati a questo Megyarn. Aia. Che miseria. Andiamo con mille onde. Il mio Polunga, ragazzi, è veramente impressionante. È super efficace, sì, ma non gli tolgo tantissimo. Peccato. Davvero peccato. Beh, di nuovo. Avrei potuto fare Fendi Spazio, ma vabbè. E passa qua davanti la... Miseriaccia. Odio le mosche, le odio a morte, ragazzi. Ma veramente a morte, eh. Non scherzo. Colpa mia. Colpa mia. Pensavo la super pozione non la utilizzasse e invece l'ho utilizzata. Fendi Spazio. Ti chiudo. Perché non ha effetto? Mille onde allora. Va bene. Non sapevo che gli attacchi drago non avessero effetto su di lui. Mi dispiace. Non la sapevo sta cosa. Strano. Pensavo utilizzasse un'altra super pozione. E va bene. Fuori uno. Avanti con il prossimo Pokémon. Latios. Finalmente, ragazzi, iniziano a farsi vedere i Pokémon seri. Fendi Spazio. Su questo ce l'ha effetto, eh. Super efficace, ma non abbastanza. Parafulmine. Gemmo forza. Arca miseriaccia. Io pensavo bastasse, non volevo sprecare un altro attacco e invece non è bastato. Addio Latios. Polunga al 29. Ottimo così. Freezer al 28. Ma che squadra abbiamo, ragazzi. Pazzesca. Sherron al 26. Swobat. Nah, lasciamo lui. Andiamo con un attacco roccia. E via. Shiny. Vai. Gemmo forza. Teletrasporto. Fallisce, sì, perché dove andà? Qua, qua devi rimanere. Qua. Qua. Nel match. Buono. Kong al 32. Ma Kong, ragazzi, sta salendo come un mostro. Molto bene. Vedo che hai la stoffa per affrontare il capitano. Forse è persino più abile di quanto lo eravamo noi ai tempi del nostro giro delle isole. Comunque, io non ho niente a che fare con Mr. Royale. Mi chiamo Kukui e basta. Sì. Ad ogni modo, io torno al giardino... Ok. Devo accompagnare qui Mad Phoenix. Ormai avrà finito di rimpinzarsi di Malasade. Si spera. Il mio amico è sempre il solito. È proprio un tipo originale. Ad ogni modo, Mirko, è un piacere averti qui. Grazie. Io però vorrei affrontare il capitano. Possibile? Ciao, zii. Andiamo avanti. Avanti ancora. E chi è questo? Ah, Chris! Sei vicino alla meta. Immagino che tu sia qui per la prova. Dimmi, ti piace il Fest in Plaza? Fest in Plaza? Sì, mi piace un sacco. Ah, bene, bene. Allora devi sapere che... Vabbè, non importa. Cominciamo. Proprio qui, proprio ora. Le prove consistono in questi. Invocare il Pokémon dominante e dimostrargli il proprio valore, giusto? Allora mi sono detto, perché non provare a invocarlo direttamente? E detto fatto, ho ideato un dispositivo speciale. In realtà questo dispositivo ha anche un altro scopo. I suoni e lo spazio. Questo è sensibile. Perciò per pensare di diffondere i suoni e raccogliere lo spazio per la reazione dei Pokémon che li ascoltano. Per invocare il Pokémon dominante serve proprio questo.
Inoltre siamo i soli per rendere lo spazio anche per il sistema di sicurezza. Ah! Ora lo faccio partire. Pokedomin Evoke 2.0. Dovrebbe... Ah! È saltata la luce! Acciderboli, la porta si è chiusa! Per disattivare il sistema di sicurezza e riaprirla, non ci resta che affidarci al nostro udito. Tutto secondo i piani, tranquillo, credo che abbia funzionato. Avverto come una presenza imponente. Il Pokémon dominante sta arrivando. Bene, andiamo avanti con la prova, ok? Ah. Cosa indica questo suono? I Pokémon che si curano. Sì, centro Pokémon. Ah, un Pokémon si è intrufolato nella stanza. È tutto tuo, Mirko. Buona fortuna. Liepard. Cosa ci fa un Liepard qui dentro? Bah. Andiamo con Ferrarti. Ah no, Cazzarola è di tipo buio. Bastava utilizzare un attacco lotta. E vabbè, la pazienza. Sveglio pacca. E pam! E cateste pappine. Ciao, Liepard. Quasi sale di livello proprio alla grande, eh. Ci sono altri indovinelli? Perché gli indovinelli così mi piacciono un sacco. Ah, ma allora veramente qualcuno è arrivato. Cosa indica questo suono? L'apertura del Rotom. Sì, 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 sì. Perfetto, ragazzi. Ah, ok, di nuovo, un altro Pokémon. E va bene. Facciamo il sederino anche a quest'altro Pokémon. Un Beedrill! Nell'anime lo chiamano Beedrill, però per me è Beedrill. Che sia chiara questa cosa. Braccio teso. Mi dispiace. Per artigli. Sa. Ragazzi, ho l'occhio che veramente mi sta bruciando da morire. A parte che tra poco l'episodio è finito. La porta si è richiusa. Ok. Ah, si sta avvicinando in volo. Questo ci sta dicendo. Ok. Ok. Chi fa questo verso? Chargeabug? Ammetto che è un verso che ho sentito diverse volte. Lo sapevo, vabbè, vai Mirko, tocca a te. Terzo Pokémon. Un tipo psico. Ok. Ci vorrebbe un attacco spettro. E noi non l'abbiamo. Potrei anche sostituire il mio Pokémon e mettere qualcun altro. Ma invece no, va bene Solgaleo. Eh? Zamasu al 27, top. Finito? Forse... Pokémon dominante vicinissimo. Sta per entrare, ragazzi, occhio, eh. Prossima risposta e ce lo troviamo dentro, eh? Chi entra in scena quando senti questa musica? Il Pokémon dominante! Vikavolt!
è apparso Vikavolt, il Pokémon dominante dell'osservatorio. Non sarà mai un Vikavolt. Chi sarà? Basculin. Dominante. E non ci posso fare niente, eh? Cioè, è così e basta. Braccio teso. Inondazione. Non basta. Chiama un alleato. Tyrantrum. Adesso la situazione si fa un po' più pesantuccia, eh? Io faccio l'ipercarica su Basculin. Facciamo attenzione, eh? Vai Solgaleo, pensaci tu. Tutta la sua potenza. Questo sì che è un attacco. Questo sì che è un attacco. E si sale di livello 29. Unstoppable. Infermabile. Pulunga al 30. Ciaone. Morso. Un attacco di tipo buio. Non male. Sveglio pacca. Tyrantrum. Che tra l'altro è uno dei miei Pokémon preferiti, eh. Ah. Vedi che roba? Sono protetto. Pam, pam. E vai a casa, eh. Bene. Sei il mio orgoglio, Goku. Sei davvero il mio orgoglio. Chris, Tapsu, ottimo lavoro capitano, grazie alla tua prova Mirko ha fatto ulteriori progressi, per non parlare del successo del tuo programma sperimentale. Ragazzi, mi si sta chiudendo anche il naso, eh? La mia allergia si sta facendo sentire adesso, anche se per ora, se devo dire la verità, il Poké Domin Evoque 2.0 consuma tantissima energia, ma sono convinto che si possa migliorare, magari con l'aiuto di Chargeabug. Mirko, hai sconfitto il Pokémon dominante. Ti meriti un premio. Il cristallo? Il cristallo elettro. Quindi, in teoria, sono finiti. Prova completata, cioè. Top. Ecco. Bellissima! Ah, sono emozionato, non trovo le parole. Se almeno andasse via di nuovo la corrente. Beh, comunque, grazie. Complimenti e prova superata. Va bene. Complimenti per aver superato la prova. E anche tu sei stato in gamba, Chris. Uff, ho ancora i nervi a fior di pelle. Ho fatto bene a scegliere il mio cuginetto Chris come capitano. Di solito è il Kauna dell'isola che nomina i capitani, ma a Hoola Hoola le cose sono un po' diverse. Mi sto impegnando... ok. E anche tu ti sei impegnato al massimo, Mirko. L'impegno va sempre premiato. Ho qualcosa per te, prendi. Metallium Z! Ah, quindi oltre al cristallo elettro mi ha dato anche quello metallo. Giusto? Mirko, vorrei chiederti un favore. Potresti riportare per solo una cosa se di un... È la maschera del... di Mr. Royale. Ha detto che sarebbe andato al giardino di Mali. Grazie mille e scusa per il disturbo. La prossima volta che ci incontreremo sarà per lottare.
Ragazzi, allora, secondo me non ci sono altri cristalli da prendere, ma se questo è vero oppure no, lo scopriremo nel prossimo video, sempre solo qui su Tuberanza. Ora vado a riposarmi, ragazzi, perché l'allergia mi sta colpendo tutta la faccia e non voglio mostrarvi la mia trasformazione mentre registro. Noi ci vediamo sempre solo qui su Tuberanza. Ciao!